sta carina. Vedo fino ai piedi. Io vedo fino ai piedi. Sì, sì, sì. Tocca trovare i dischi, anni scorsi. Da Giulia, prima a vedere. Questa tocca sta. Mettesi. Oh, una cosa, di qui dal campo ci stanno, sono arrivati due signori dell'ASL che volevano parlare o con te o con babbo, è solo che babbo non mi risponde, puoi venire qua tu? Va bene, ciao. Senta, Livieri, noi cercavamo il signor Livieri Giovanni, il mio papà. Giovanni, esatto, poi ci hanno fornito il nominativo anche di, non so se è suo, Michele. Sì, sai. Data di nascita, primo maggio. Purtroppo adesso con calma non si spaventi un attimino, guardiamo un attimo la situazione, però dalle nostre diciamo riprese che abbiamo in autorizzazione abbiamo notato alcune anomalie nel modo di tenuta degli animali. Se ci possiamo un attimo accomodare. Guardi, qui le lascio praticamente la nostra sorveglianza epidemiologica che praticamente stiamo conducendo per rischio malattia zoonosi per la sicurezza alimentare, come sa tutto quello che c'è in questo periodo, quindi ecco, la ricerca condotta volta a mirare diciamo l'eliminare di queste problematiche. Se possiamo andare dalla parte dove viene gli animali. Allora, le spiego qual è il problema. Il problema è che negli ultimi due giorni gli animali tipo polli non hanno avuto una libera uscita, diciamo almeno un pochino la presa con aria da almeno un'oretta, non so se questa coincidente può. Sì. Tipo fuori, magari. Per cui adesso un attimo metto a verbale Livieri Michele. Ma il problema è le galline, scusa. Sì.
Allora vi spiego, il problema non è che solo le galline, cioè le galline rappresentano il problema del fatto che debbano avere comunque stare un pochino più all'aria aperta, come vede quelle del vicino che devono avere un contatto con l'esterno di almeno un'ora giornaliera. Ma è che... tutto il giorno fuori? No, sono, da quello che noi vediamo... Da recintato perché sennò mi vanno solo 8, sennò è come fa? La normativa parla proprio a cielo aperto, per cui questo ci contestano in primis. Poi bisognerà analizzare, le daremo l'indicazione di compiere delle analisi delle feci dei conigli, si recherà farmacia. Sì. Un campioncino ne prende due o tre, poi se diciamo prima di andarcene dovrà produrre proprio, se possibile, insomma, un coniglio diciamo, vivo da poter noi analizzare, nel senso che lei sta dicendo che le galline sono a contatto con l'aperto, però dalle immagini non ti risultano uscite. Poi casualmente se me la devi adesso mandate sì, fuori metà è ricoperto perché c'è il da mangiare, da bere, già, però, dove fetano, e metà vanno fuori. Però visto quelle del vicino dove sono in quel modo, il regolamento dice che almeno un'ora al giorno dovrebbero essere in quella condizione. Ho capito, questa è in pensione, io se lavoravamo non è come facevo, non è che le posso lasciare, sennò che la pianta fa l'altro. Come certo. No, questo capisco. Se lavoravo è un altro conto, ma... Comunque il discorso è che in questo momento noi ci siamo mossi su una cosa che diciamo che la penale avrebbe da intorno da 1,5 euro, sì, io, animali. Io le tratto bene le bestie, no, certo, certo. Non è che come quando vedi su quei filmati le strisce la notizia a 50 pecore su 10 metri quadrati, penso che il posto ce l'hanno anche a sufficienza. Sì, però tanto bene su sta ripresa c'è una gallina che proprio è... E me l'ha scappata, me l'ha ammazzata al cane, me l'ha ammazzata lui. Era di loco, perché gli ha dato un mosco, me l'ha ammazzata al cane e si vede che ha fatto proprio quel giorno. Babbo si era scordato di chiudere lo stalletto, dopo c'è quella un po' più grossetta che è un po' dispettosa e si vede che infatti il giorno dopo è morta. Va bene, ascolti, e allora le prescrivo un attimino come referto, per cui sono 4, bastano Luca? Sì, sì. Numero 4, campioni, feci, di cui 2 relativi ai conigli, una relativa pollice, coniglio in stato vivente. Se gentilmente me ne può prelevare uno, ce l'ha. Subito lo vuole? Sì, se lo dobbiamo portare via. Vivo, eh? Se un attimo di pazienza sento per il discorso relativo alla multa, sento il mio dirigente cosa. Pronto direttore? Buonasera. Senta, sono Brachini, sono qui da Ilivieri, il nostro quarto accennamento giornaliero. Perfetto, allora guardi, io siccome mi trovo anch'io nella zona, se posso veniamo direttamente di persona, vengo lì. Ah, perfetto, allora se si trova nei paraggi diciamo... Sì, sì, se mi aspetta 2 minuti, mi ha detto Ilivieri, via, scusi? Aspetti un attimo, via del San Maritano. Via del Samaritano a Petrino. Via del Samaritano. Perfetto, sì, ma la zona la conosco, va bene. C'è il cancello aperto, trova la nostra porta. Va bene, perfetto. Allora arriviamo, va cerco bene. Di arrivare. Di nulla, arrivederla, sì, grazie. Indagi là, che già da vedere da lontano, proprio all'ultimo, quindi sto in tutti i larghi, gli arrivando dietro lo spirito. Scusate la... Fatemi avanti a me, se ci vedi. Se non ci vede fatemi andare avanti da me che vi riprendo. Bravo.
Benvenuti su quelli che è il carro. È una delle forze da dentro la macchina. Che fa? Edoarda, vieni più in qua. Ma chiamato Tito. Oh, c'è anche quel deluso, gli fa fuggire. Tito, vieni. Via, che ne sa. Vieno, Tito. Saluta, vai. L'ultima telecamera. Questa ieri c'è? No, 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 prima. Adesso. Saluta. Perché io gli... Guarda, guarda, ciao. Ti guarda, guarda, ciao. A tu su dice so. Ma te ci vedeva il cazzo dai con lui. Ma io mica la levo per dare lì. Levo il cellulare, Dio c***o.